Caterina, ho speso il mio weekend alla ricerca di un mestiere all'altezza di detto fatto, di questa apertura di settimana. Gran mestiere. Sei pronta? Ai il livello è alto? È molto alto. Meglio della routine? Diciamo che lo stile del mestiere si avvicina. Meglio dell'idraulico? Non mi fare esprimere parole. Del maestro del caffè? Maestro del caffè mi è piaciuto. Pure a me tanto. Questo a me piace molto. Va però. Bene, dammi molto moderno. Indizi. Primo indizio. Vai. Primo indizio. Sì. Allora, questo mestiere in passato, anzi chi esercitava questo mestiere, si occupava di estrarre anche i denti. Non è un dentista. Non è un sarebbe dentista. Sarebbe banale. Esatto. Beh, anche che li deve essere. Se no è un dentista. Cioè. Secondo indizio, attenzione. Sì. Qua. Allora, lo praticavano gli egizi nel 3400 avanti Cristo. Gli egizi facevano tutto. Non quindi... è il kebabaro, non facevano i kebab, diciamolo perché di me. Terzo ed ultimo indizio, attenzione. Sì. In molti paesi si esercita per strada. Io ho molti amici che lo fanno e guadagnano bene. Ma prima di tirare conclusioni, questo silenzio sta già, creando un po' di preoccupazione. Ciao Yuri, il personal trainer che mi fa la ginnastica a letto, capisci che non è puntata. Oggi direi di uscirne alla grande, no, perché come ne usciamo? Ho il piacere di presentarti Andrea Breno e Salvo Giampiccolo, che sono i barbieri di Detto Fatto. Ma guardali che belli che sono. Bellissimo. Vado? E adesso devo capire chi è Andrea e chi è Salvo. Buon pomeriggio. Ciao. Tu sei? Salva, quindi tu sei Andrea. Ciao. Complimenti per il papillon. Grazie molto mille. Carino e dipendenza. Grazie. Mi piace. Cos'è? Espago? Espago. Ah, questo è un tutorial per i papillon, eh? Già che ci siamo. E già che ci siamo. Facciamo uno e l'altro. Barbieri? Sì. Mamma che faccia cattiva. Poi tutti questi tatuaggi ho paura. No. Sono... Sei buonissimo. Sei buonissimo. L'apparenza. Da barbieri non è il termine giusto, così mi ha detto il ficcanasso. Diciamo i barbieri. Che, ha sbagliato lui, eh? Sì, alla fine diciamo un piccolo dettaglio un po' diverso. La nostra più che altro è una, se la racchiudiamo nella, in una parola sola, può essere la coesione. Coesione tra. Come vi fate chiamare? Barber stylist. Barber stylist. Sì. Pubblicità, due minuti capiremo meglio. Ma poi chi fate la barba? Anche fate parte i capelli. Bentornati a Detto Fatto, sono in compagnia di Andrea e Salvo, un po' barbieri, un po' parrucchieri, insomma loro uniscono le tecniche del taglio femminile a quelle del taglio maschile. Finalmente in poltrona vediamo un uomo, ve lo presento, si chiama? Samuel. Allora Samuel, c'è da tagliare Samuel, tra abbastanza. Barba e capelli, come funziona qui? C'è uno che fa la barba, l'altro i capelli, non so, come vi siete divisi i compiti? Lavoriamo tutte e due insieme sulla stessa persona. Sì. Fondendo le tecniche sia da barbiere, che se, se, nella precisione, sì. E la fantasia del parrucchiere. Contemporaneamente? Contemporaneamente, sì, a quattro mani. Quindi scusa, io vi vedrò lavorare quattro mani su Samuel. Sì, esatto. Allora, intanto vediamo la scheda del cliente, perché so che voi ci tenete molto, certo. a identificare il cliente. Il cliente chi è? Si chiama Samuel, ha 19 anni. Ah, fa il cuoco? Sì, faccio il cuoco. Ah, che cosa carina. Grazie. Cosa chiede? Un taglio comodo che lo valorizzi come le donne. Ormai... No, come le donne, un taglio comodo che lo valorizzi. Cosa che... più semplice, no? In modo che comunque a casa riesco a pettinarmi tranquillamente. È un taglio con la quale mi devo trovare comodo, soprattutto anche col lavoro che faccio. Eh sì, con la devo cucina, non è che avete le cuffiette, no? Le capelli. Ce l'abbiamo, però comunque cappello lungo dà fastidio. Un taglio comodo è sempre meglio. Guarda, ne hai due a disposizione, meglio di così, assolutamente. Andarmi, no? Sono molto curiosa di vedervi lavorare e poi capiamo un po' la filosofia però del vostro mestiere, che appunto non è il classico dei barbieri. Se no è ficcanaso, oggi perde il lavoro, giusto? Ok, perfetto. Via con la musica e vediamo come lavorate. Ok, grazie. Fate sempre la stessa cosa contemporaneamente? Sì, contemporaneamente facciamo la stessa cosa in modo da poter uniformare il lavoro e fare in modo che ci sia un risultato all'unisono da parte di entrambi. Mm.
Posso chiedervi che tecnica state usando? Stiamo usando una tecnica che è barbiere old school, vecchia scuola. Classico rasatura che va da corto ai lati esterni della testa per andare su a sfumare per avere una gradazione da chiaro a scuro. Quindi è tornata di moda l'old school? Credo che sia la moda che sia più attuale, la moda che sia più di tendenza, un po' quella degli anni 50, quella che richiama quel periodo, quei momenti un po' particolari di capelli molto puliti, di rifiniture fatte bene, quindi una cura particolare di quello che ha il capello. C'è un personaggio che cavalca le tendenze, che vi dà soddisfazione, un po' come Sarah Jessica Parker per gli stilisti, ecco. C'è qualcuno che dice, oh, finalmente lui è un testimone di tutti noi barbieri. Sì, oggi quello che richiama un po' quello che stiamo creando su Samuel, che ha rilanciato questa tendenza, è famosissimo, lo vediamo su David Beckham. Ah, David Beckham, vero? Meglio di lui chi può richiamare questo stile. Sì, non è tanto diverso da... No, da Samuel, la somiglianza. Samuel, c'è. Dici? Dico, non notate la somiglianza. Ma tu sei più bello, sei italiano, Samuel. Vogliamo mettere uno straniero con un italiano, cuoco? Dai. No. Samuel, ce la puoi fare anche tu. Un po' di tempo ancora ci un vuole, po di tempo. Però un pochino. Quindi anche la barba sarà come quella di David Beckham su Samuel? La possiamo vedere, vediamo le foto. O no? Su Samuel abbiamo richiamato la barba che si dilatta proprio alla sua morfologia di viso per creargli un suo stile personale, più personalizzato. Possiamo prendere spunto, ma sarà cucita addosso a lui. Perché anche per gli uomini c'è una barba sartoriale, quindi. Certo, nel modo più assoluto, anche perché di fondo alla fine vai a cucire un vestito sulla persona stessa. Con la differenza che un vestito magari tu te lo puoi togliere e cambiarlo come quando vuoi. In questo caso i capelli, non è il mio caso, ma i capelli te li porti per tutta la vita. Ma mi sa neanche il caso però di Salvo, perché lui ha il capello. È diversamente peloso. Anche lui è diversamente peloso. Ma può leggere pure il futuro, è una palla di cristallo. Fammi vedere. Leggo che andrà tutto bene. Se lo ti piace? Scusami Salvo, posso vedere quel pettinino che... No, quell'altro, cos'è? Questo è un rasoio. Ah, il rasoio, scusami. E come lavori col rasoio? Vediamolo. Con il rasoio andiamo ad enfatizzare quello che sono i dettagli, nel vero senso della parola, che è il barbiere. Una volta si girate la poltrona così a casa possiamo farlo vedere. Una volta si usavano le sfumature vecchia scuola usando dei rasoi che erano a lama fissa. Oggi... perché giustamente le lame sono intercambiabili, è molto più igienico e siamo molto più in sicurezza con i clienti. Ma è sempre comunque un rasoio fatto in chiave moderna, ma richiama sempre quello lì di una vecchia scuola. Quando ho imparato col rasoio quello che a lama intera, giù in Sicilia si chiamava strappa, era una cinghia dove si affilava il filo del rasoio, sì, di Bolzano precisamente. Bolzano Sud però. Bolzano Sud. Strappa si chiamava quel rasoio? Si chiamava strappa, era una cinghia... è chiamata anche Coromella, si chiama in varie regioni d'Italia il suo nome. In Sicilia quando ero piccolino io si chiamava Strappa. Tu di dove sei invece Andrea? Io dalla provincia di Bergamo, di Romano di Lombardia. Beh, mi piace questo mix. Voi lavorate sempre insieme? Diciamo che ci capita di farlo, abbiamo ovviamente due saloni, un salone per ognuno, però ci piace... Ah, non avete lo stesso salone? No, quindi? Però ci piace lavorare insieme durante i vari tutorial che facciamo per quello che facciamo in giro per l'Italia. Ma che bello, rimettiamo la musica, io sto zitta. Guardate come lavorano. Posso assicurare che anche per un cliente, fantastico. O no? Mi sono distratta guardandovi, dicevi, scusa Andrea. Posso assicurare che anche per un cliente stare qua sotto è fantastico. Ma sei tu Samuel, sono che io. Parli, scusami, sono ma io Andrea. Sto guardando... come state facendo voi a casa, no? La televisione, il monitor. E quindi ero impegnata su Andrea e Salvo. Samuel, Andrea, uguale, cosa cambia? Sì, guarda, sì. Noi abbiamo già una coppia, Titti e Flavia, e da pochi giorni sappiamo la differenza chi è Titti e chi è Flavia. Quindi andrà così anche per Andrea e Salvo. Benissimo.
Mi spiegate una cosa, visto che sono tornati ad essere affollati i saloni di barbieri, anche perché appunto non siete barbieri nel termine più specifico. Diciamo che in un social ci hanno definiti barbicchieri. Barbicchieri? Non so se è una così un'associazione di questa parola particolare, però devo dire che ci hanno associato così, la cosa. Beh, io vi voglio chiamare hashtag barbicchieri. La lanciamo su Twitter anche noi, hashtag barbicchieri. È costoso farsi preparare da un barbicchiere? Beh, dipende dalla tipologia di zona, fondamentalmente diciamo che è stato rivalutato quello che è il momento del parrucchiere, del barbiere. Si è ricreato quel momento particolare che si era un po' perso nel tempo, che era particolarmente dovuto al richiamo della situazione del luogo dove va un gentleman, dove sta a fare la sua forma, la sua particolarità. Cosa stai facendo lì con quel dito? È una tecnica al rasoio, praticamente ci divertiamo. Ci divertiamo a lavorare nel nostro campo, praticamente alleggerendo le punte, dando un effetto sfilato, per dare più un effetto naturale. Samuel vi guarda un po' strano, eh? È un po' come Bonomi, il nostro parrucchiere, che fa do coglio coglio, è quella tecnica lì, quindi. No, tranquillo. No, è una confusione voluta, è una confusione gradita. Nel mio caso sto facendo una tecnica a strappo che serve proprio per andare a enfatizzare la leggerezza della punta, cogliendo i capelli in un punto particolare per dargli appunto un po' di espansione. Samuel, dicevi? Il parrucchiere mi ha chiesto, hai paura? La mia risposta è stata, più rilassato di così non posso. Infatti, sei molto rilassato. Meglio di così. Senti, mi hai portato qualcosa da mangiare, visto che fai il cuoco? La prossima volta. Che vuoi tornare? Può. Che vuoi fare la prossima volta? Una sfilata? Cioè, eccolo qua, al lavoro con i tuoi colleghi. Siete tutti giovani? Sì, siamo tre colleghi, due ragazzi di 19 anni e un ragazzo di 21 anni. Saranno invidiosissimi di questo momento relax qui? Magari sono più invidioso io per loro, loro lavorano, io per adesso sono qua e dopo li raggiungo. Però sono più invidiosi loro, mi sa, eh. Poi secondo quindi... me, stiamo dicendo la stessa cosa, va bene. Passiamo alla barba? Certo. Okay. Prego. Adesso Andrea va a spazzolare la barba, la accorzierà e io poi la delineerò, lavorando sempre insieme. Lui è partito, eh? Sì. No. Nel caso in cui... Perché poi le basette per gli uomini sono importantissime, un po' come per noi il ciuffo, la punta. Insomma, hanno un grande affare gli uomini con le basette. Sicuramente. Nel caso di Sam andremo a fare una basetta particolare che è chiamata Breeze, che è una basetta che parte a punta dalla parte più alta del viso, poi si allarga verso la barba. Se vogliamo fare un riferimento ad altre due tipologie di basette, sicuramente... Beh, mi avete portato anche delle grafiche, grazie, esatto. Così è tutto più caro per noi donne. La basetta stile Elvis, che ha questa forma di piede di elefante, se così vogliamo dire, e l'ultima basetta, che è quella di Jack Nicholson, che è un po' più, diciamo, un po' più marcata, ha un po' più il segno marcato. Però la basetta, diciamo, che è un po' la firma su quello che è la tendenza del momento. Sono i dettagli che fanno la differenza, come in tutte le cose, no? Salvo, come mai tu in Sicilia sei partito a fare il barbiere? Perché mio nonno mi diceva, impara a fare una cosa e falla bene. Io avevo 9 anni quando ho iniziato a fare il garzone. Ho iniziato a spazzare per terra, mi sono innamorato di questo lavoro, lo faccio tutt'oggi, è la cosa che mi rende più felice. E continuo a farlo. Do tutto me stesso per adesso. È stato bravo il nonno, allora. Sì. E tu Andrea? Io ho iniziato a 11 anni. Ho iniziato a 11 anni perché a casa mia giravano sempre gli attrezzi di lavoro, perché mia mamma aveva fatto la parrucchiera negli anni 50, quindi vedevo sempre per casa girare le forbici, i pettini, il rasoio piuttosto che le forbici. E allora ho provato a testare la mia passione è venuta da un cliente un po' particolare, il mio cane. Il tuo cane? Sì, il mio cane, perché così mi divertivo a prendere queste forbici e a provare a vedere cosa succedeva. Mi sono reso conto del potere delle forbici, appunto tagliando il pelo a questo cane semplicemente perché cambiava la forma, quindi la forbice ha un potere enorme. Cambiando la forma tu riesci a enfatizzare il meglio di ognuno
di ogni cliente, di ogni persona che viene a farsi fare i capelli. E questo cane mi ha dato l'idea di... Era così, è diventato piccolino, ha cambiato la forma e lì mi sono innamorato di questo lavoro. Lo pensa? A questo punto, così come facciamo con gli altri tutorial di capelli e di trucco, vediamo il prima di Samuel, di questo ragazzo di 19 anni. Samuel è arrivato così. Per lui il nuovo taglio e anche un restyling per quanto riguarda la barba, via la mantella, e questo è il dopo, firmato Salvo e Andrea. Eccoti! Diverso? Guardiamo il prima e il dopo, attenzione perché qui dietro avete fatto un grande lavoro. Samuel, ti piaci? Ma direi proprio di sì, Ti senti un po' un'altra... Beckham? Ma ce l'hai la tua vittoria Beckham? Dentro, come ho fatto un gol, punizione, uguale. Stasera sarà più facile. Io parlavo della donna, ma lui andava sul pallone, vabbè. C'ha 19 anni, ci sta. Grazie di essere stati con noi. Posso fare l'appello, se c'è qualcuno quindi che vuole barba e capelli, scriveteci. E quindi la poltrona è per voi e loro saranno a disposizione. Grazie, veramente. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.